Consigliere, ha la parola. Sì, grazie Presidente. L'11 maggio del 2021 eravamo tutti lì con il Sindaco, con il Presidente della Regione Lazio e tutte le forze, diciamo, politiche e associative per inaugurare quella che era la Casa della Salute di Palidoro, un presidio sicuramente molto bello, molto ospitale, molto nuovo, però con delle carenze. Avevamo all'interno una struttura che è stato annunciato avrebbe avuto moltissimi servizi, è stata annunciata la broncopneumatologia con tutte le attrezzature, l'oculistica, le stanze di volontariato, il CUP, punto di primo soccorso, c'era di tutto. Ad oggi il risultato però è che a distanza di 2 mesi quella struttura sì, sicuramente è una struttura molto confortevole, molto bella, ma è una struttura che presenta moltissime carenze, in primis anche dai telefoni, non funzionano i telefoni, quindi già lì c'è una seria difficoltà da parte dei cittadini per prenotare le visite e quant'altro. La telemedicina, quella cardiologica, che doveva essere un servizio particolare, viene gestito direttamente dal Grassi e attualmente non è neanche gestito perché non si possono prendere appuntamenti, cioè gli appuntamenti li gestisce direttamente il Grassi. Quindi i cittadini che hanno bisogno di un cardiologo non possono prenotare la visita presso la Casa della Salute, ma devono rivolgersi comunque anche al Grassi. Ci sono delle carenze per quanto riguarda anche il problema dei parcheggi, una viabilità che non so questo come all'epoca è stata gestita, ma comunque si entra dalla parte finale e si esce dalla porta principale, che tant'è vero che all'interno, entrando con la macchina, bisogna fare un percorso che se si entra nel parcheggio sei obbligato solo ad uscire, non puoi entrare a vedere gli altri parcheggi. Comunque presenta delle criticità, c'è un solo posto per disabili in tutta la struttura, non c'è alcun posto per neomamme o donne incinta, le famose strisce rosa che oggi diciamo un po' in tutti gli uffici sono presenti. Una casa della salute che dovrebbe ospitare la zona nord del territorio, quindi oltre 35.000 abitanti. Ma io vorrei ricordare, però, vorrei tornare un pochettino indietro con il tempo. Questa casa della salute è stata voluta fortemente anche dai cittadini e dalle associazioni che da circa 10-15 anni manifestano sul territorio per una carenza di primo soccorso e di ambulanze. Posso dire di essere orgoglioso di aver fatto parte della prima riunione con all'epoca l'assessore D'Amato e il sindaco Montino su quelle che erano le linee in regione che bisognava tracciare per questa Casa della Salute. Una Casa della Salute che avrebbe visto comunque un primo soccorso, comunque un aumento di forze, comunque un aumento di ambulanze, considerato che un'unica ambulanza in quel territorio non è in grado di poter soddisfare le esigenze. In più circostanze ci sono stati incidenti e l'ambulanza era impegnata altrove, quindi bisognava rafforzare anche il servizio di ambulanze. Tant'è vero che nel 2012 fu votato un ordine del giorno nel Consiglio Comunale proprio per potenziare le postazioni Ares 118 sul territorio, votata ad unanimità da tutte le forze presenti all'epoca in aula. Quindi, che dire, vista la forte presenza anche, come dicevo, di persone disabili, un solo posto credo sia poco per poter ospitare un disabile e sono pochi i parcheggi. La gente deve parcheggiare lungo la strada dove non è neanche consentito parcheggiare. In più, cosa molto importante, non c'è una fermata dell'autobus fronte Casa della Salute, ce n'è una abbastanza distante e quindi per prendere l'autobus e per andare con i mezzi pubblici nella Casa della Salute ci sono delle difficoltà per chi non è automunito. Che cosa chiediamo? Di mettere in atto tutte le azioni necessarie verso gli enti preposti, ASL e Regione Lazio, per dotare innanzitutto la Casa della Salute di un primo soccorso H24 in grado di accogliere le urgenze sanitarie, perché
quelle per cui c'era necessità sul territorio di aumentare un servizio sanitario, di potenziare quel servizio di ambulanze 118, così come già deciso dal Consiglio Comunale nel 2012 e mai fatto, quantomeno con la presenza di una guardia medica, perché noi abbiamo la Casa della Salute che chiude alle 5, quindi non c'è più niente. Aumentare posti auto per disabili come da normativa. Io credo che ogni tot posti auto bisogna istituire un posto per disabili e in tutta la Casa della Salute ce n'è solamente uno. Istituire i parcheggi rosa, parcheggi rosa perché per le neomamme e le donne incinta, considerando che lì c'è un punto di vaccini per i bambini, sono quasi tutte neomamme che vanno a vaccinare e molte volte con grandi difficoltà non trovano il posto e devono parcheggiare lungo la strada o dove trovano posto. Aumentare quei posti auto a disposizione per la cittadinanza, vista l'impossibilità a parcheggiare anche nelle vicinanze. Ora, questa era una mia mozione che credo può tranquillamente trovare l'accordo di tutte le forze politiche. Detto ciò, mi rimetto a quella che è la volontà del Consiglio per capire come andare avanti su queste criticità ed eventualmente come risolverle. Grazie.